litigavano dalla mattina alla sera e pensavano a parlarsi addosso anziché a parlare agli italiani. Non ho nostalgia di quel momento lì. Non ho nostalgia del momento in cui il Presidente del Consiglio parlava, un ministro votava dentro il Consiglio dei Ministri, poi al pomeriggio scendeva in piazza contro la decisione del Presidente del Consiglio e chiedeva davanti a lui. Con quel meccanismo lì l'Italia si è fermata, non è andata avanti e io voglio andare avanti. Non ho nostalgia di quella fase, di quella stagione, ho nostalgia dell'intuizione che ha avuto Walter Veltroni quando all'ingotto ha immaginato un PD che fosse capace di stare insieme non contro qualcuno, ma per qualcosa. Aveva ragione Veltroni a dire non stiamo contro Berlusconi, ma stiamo insieme per un'idea di paese. E allora noi dobbiamo essere capaci di raccontare questo, ma di raccontarlo oggi, c'è un sacco di gente nuova, diversa. Dobbiamo raccontarlo mettendo insieme l'io e il noi. Ieri ancora Berruto ha fatto un pezzo bellissimo sul me e we, no? Non dirò il nome, Matteo Richetti mi ha subito mandato un sms dicendo ma come sarebbe bello, come logo di qualcosa da fare tutti insieme, me e we, io e noi, è la poesia di Muhammad Ali, così ce l'ha definita ieri Berruto. Non c'è io possibile senza una comunità. Nessuno di noi può da solo fare alcunché, ma non cedete alla cultura che dice che è possibile soltanto il noi, il collettivismo senza leadership, perché il noi ha un senso se c'è la volontà di ciascuno di noi di dare una mano, di tanti io che dicono io faccio un pezzettino di strada. C'è bisogno dell'io e c'è bisogno del noi insieme. L'atteggiamento in cui dice siamo un collettivo, non ci comanda nessuno, non ci guida nessuno, non è un elemento di gioco democratico, è l'inizio dell'anarchia, è la fine della capacità di un partito di essere credibile. Io e noi insieme, non è possibile un noi nella città di Padova senza il sindaco, ma non è possibile per il sindaco definirsi senza il rapporto con la sua comunità.